The cold never bother me anyway. Potrei denunciarti per questa cosa. Ciao Morenix. Ciao Morenix, come va? Marco, non ti si vede più. Oh no. Perché? Perché il gioco sarà sopra la web. Non farlo mai più, grazie. My power flows to the air into the ground. Let it go. Continuiamo, che in realtà sarebbe come un ricomincio da capo. Esatto. Let it go. Come, scusa? No, scusami, non volevo. Ma non ho capito bene. Oh, un attimo, devo ricordare come si gioca. Dai, ricordarsi come si gioca. Cosa non fosse già un campione, so. Devo ricordarmi, cioè, più che altro non mi ha... Mi è passato attraverso... Un oggetto prima, mi è passato attraverso il coso. La pagaia, non mi viene la parola. Guardi, Mesandari, oh, quella sì che è una pagaiata. Esatto. Oh no. Marco, posso guardarti i sandali? Che schifo i sandali. Perché la gente si mette i sandali? Si rimette sempre in padre. Marco, perché il signor Cercello si mette i sandali? Perché non ha gusto estetico. È per caso un crocco? No. I tedeschi ci attaccano, i tedeschi ci attaccano. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah ragazzi, io dobbiamo ricominciare a giocare a Overwatch. Ah, Overwatch. Perché tipo ieri sera, ieri notte, non so mai che gioco fare insieme, perché non c'è la mia mente di giocare su Overwatch. Cioè, ciao Marco, su Rocket. Sì, su Rocket. Un attimo che mi sia incastrato il mouse, ok. Ci siamo ricordati di avere Overwatch. Di avere, in realtà dovevo riscaricarlo perché l'avevo disinstallato, cioè neanche avevo disinstallato, formattato. E Overwatch, oh, mio, tanto cazzo mi piace quel gioco. Marco, non dire le cose che non sono poi tanto vere. Oddio, insomma. Sempre voluto... Marco, tu puoi provarlo. Dato, posso provare che ho appena fatto una cazzata. Marco, hai fatto un'enorme cazzata. Atticus. Sarà l'ultima volta questa sera, dai, sono tranquillo. Stasera lo battiamo questo gioco, si arriva in cima. Questa sera, ragazzi, oggi che è il 50° del lunaggio, ci si arriva sullo spazio. Si arriva sullo spazio. Nie. Sta facendo. Perché non ti stai zitto? Uff. Ragazzi, quando finirò questo gioco voglio che Achetti doni. Ciao Achetti. Ciao Achetti, che non c'è. Non c'è perché ha una vita contro di noi. Ma oggi in realtà mi aspettavo che i miei amici mi invitassero. Però devo sapere che sono molto piccolo. Se i miei amici non mi invitano, io non propongo la cosa. Perché tra uscire e stare in live, paradossalmente preferisco stare in live. È una cosa che un po' mi preoccupa in realtà. Marco non dovrebbe. Vuol dire che esci con gente di merda. No, no, esco con gli amici che conosco da 10 anni. Vuol dire che esci, che i tuoi amici che conosci da 10 anni sono gente di merda, Marco. No. Vuol dire che sono pigro e preferisco stare a casa. Marco, sei una persona di merda, stessi. Non metto in dubbio. Let it go. Cercello. Ah, vediamo un po' se riesco a fare il giochetto qua così. Ok. Allora, no! Ehi! Oh, Marco, ciao, tu Artyom. Sei live perché noi ti vogliamo bene, tu lo sai. Ah, vedi. No, ragazzi, ho fatto, ecco, un errore. Stavo abbassando il piede e l'ho ficcato dentro il cesso dell'immondizia. Cause you're trash. Ah, grazie. Così dato. Non me lo lavo così dato perché il mio piede è pieno di immondizia. Cosa? Eh? Non ho capito. Non me lo lavo così tu quando mi lecchi dal piede sarà sporco di immondizia. Marco, perché tu ti lavi mai? No. Schifo l'acqua, cioè ragazzi, sono troppo orribile per l'acqua. E idrofobico. Quando mi bagno prendo fuoco. Sì, sì. Ragazzi, ho premuto il tasto sinistro come se potesse accadere qualcosa. E spari. Sparo. Allora, dopo secoli che non giocavo ad Overwatch, ho ripreso Reaper e ho fatto la play of the game. Marco, perché dici le cose che non sono vere, che non l'hai mai fatto? Ah, no, perché ti dico? Piango.
invece ho scoperto che non sono più bravo con Junkrat come... Ma Junkrat, guarda che... Dipende di come uno aim, uno brain, Junkrat main. Ma Junkrat non è tanto facile da usare, eh. Comunque, una volta lo usavo molto meglio, adesso si usa bene Rodong. Marco, adesso siamo... Artyom, tu hai mai giocato ad Overwatch? E se sì, quale personaggio... preferisci? Maybe. Marco Farlocco. Marco. Molto concentrato, vado, scusa. Marco, per favore. Allora, adesso faccio così. Là. Piano. Qua. Poi faccio così. Olle! Ok. Bravo Marco, adesso sei, hai superato la parte più difficile, da qui è tutta in discesa. Non mi chiedi di dire queste cose molto cattive nei miei confronti. Tutta in discesa nel senso che scendi. Ciao Simo. Ciao, io non sono capace di Overwatch, ma neanche io. Sì, nessuno di noi è capace da Overwatch. Ma Marco sì, Marco è livello 150. Io sono 160 quasi. Ecco, io sono livello 60 tipo. Sì, ma ragazzi, sono livello come su Overwatch, come su Rocket League con 1000 passa ore, non vuol dire un cazzo. Stai zitto, su Rocket sei bravo, coglione. No! Your failure here is a metaphor. To learn for what? Please resume climbing. No, Marco Farlocco, perché l'hai fatto? Allora. Pochino direi Zegnatta o McCree. Ragazzi, Zegnatta è amore. Amore puro. Zegnatta a Marco piacciono gli indiani. Zegnatta è il mio main. E poi oggi sto vedendo una puntata di Jojo, dove diceva anche le varie razze che stanno in Egitto. Diceva, questo qui è un beduino, questo qui è un questo sì. Adesso fa vedere un indiano e fa, questo che invece è un indiano, che non c'entra niente. Che bello la parte 3, Marco. Marco, non ti sembra un po' avventato quello che hai fatto? No, non funziona questo gioco. Tranquillo. Quindi non cadrei più. Esatto. Ok. Ah, era una settimana che non lo riprendevo, devo dire che non mi mancava assolutamente. Marco, una settimana intensa, comunque sia... Sì, assolutamente. Ecco. Cioè, ci hai pensato comunque sia questo gioco in questa settimana? Assolutamente sì. Quanto mi manca il mio amico Pentolo. Mio amico Pentolo. Marco Forlimpopoli. Come ingegnere dopo analisi. Guarda, la gente che... Quando la gente mi diceva, dopo analisi è tutto in discesa, io ci credevo davvero tanto. Quando mi dicevano, superato analisi fisica e tutto in discesa, io gli dicevo, sì, ho passato analisi fisica! E ero la persona più felice del mondo quando ero finalmente passati. Ragazzi, è la più grande puttanata. Poi, il misfatto. Ragazzi, la più grande puttanata mai detta. La gente che... I professori di stesso di fisica diceva, ragazzi, se passate fisica siete automaticamente lavorati in ingegneria, praticamente. Signori, non è vero. Non è vero mai. Signori, io riderei 300 volte riderei 300 volte l'esame di fisica piuttosto che dover dare fisica tecnica o impianti di climatizzazione ospedaliera. Scappellamento destro, sempre. Il problema è con la sensibilità del mouse, non riesco a capire come cazzo devo metterla. Marco, perché mi fai così? Allora... Sali per giovedì... Nazar... Marco... Il bello è che cercavo di evitare di dire cose, ma comunque non... Marco, sei un condizionatore. No, ti prego. Sono una uta. Giovedì Nazar Marco. Ragazzi, sono una uta. Ho deciso. Sei una beuta? Una uta. Marco, una beuta. Ma perché non riesco più a stare di... Perché mi sta dando fastidio il polso? Marco, io queste cose non mi piacciono. Io queste cose non mi piacciono. Stai zitto.
colpa è perché parlo troppo con Airo, eh. Mi ha rubato l'italiano. Meno come ieri la run. Un improperio. No, è un improperio. E invece no, era un improperio. Effettivamente sì. Marco. Lero 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 Oh! lero 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 Supporto! lero. Supporto. Ancora supporto, Bro, porca puttana, 2 a Marco! Non level. è tua Grazie voce mille, da Alice, in realtà non supporto. so se devo leggere la voce di Alice. Beh, penso proprio di sì. Supporto, grazie mille. Supporto conosce anche la lore del canale, quindi. Sempre più misteriosa questa figura. Ok, Sì, io ho molta paura, per me ora mi ritrova la porta e mi prende a schiaffi. tipo adesso si ritrova, segna bagaglio, quello lo ritroviamo nudo sotto casa di Giuca. Oh no, anche lui. Supporto, se puoi risponderci, conosci la lore del god di Bakayoko del Milan? Non credo Se possa. puoi Adesso risponderci, ovviamente. Ah già, non ci può non ci può rispondere. rispondere, Ora, quindi. no, no, ora ci manda Allora. un piccione. Un piccione Alla viaggiatore, fine. un Rikishima. Quindi è Rikishimaru? Cos'è? Un piccione. Un Rikishima. Notiamo Rikishimaru intanto. La marca Panzerotto! Si chiama così? E ricordiamo, ragazzi, che la marca è di Bari, e a Bari Sì. pucciano i Panzerotti nel latte. Una parcella. Marco, lei è un tantino grezzo. Marco, confermi questa diceria? L'ha L'ha detto? detto Artio. You've done this part Perché before. sono un You know tantino it's possible. grezzo? Just stay E with me. lezzo, penzoli proprio. Sei fazzo, Non è che se male, Diablo 89 ha fatto questo gioco dovrei essere paragonato eh? Un fiorino! a lui. Supporto. I know, ha detto che sa. Attenzione! Quanto è Quindi indietro? niente, è un insider, ragazzi, è una spia, è una spia. Ragazzi, supporto che te è un Supporto, non coach. dovevi comunque, non Supporto dovevi scherzando. davvero, grazie Nuovo nick su Discord, sì. Aia. mille. No, in realtà si mette invisibile su Discord, ma c'è da sempre. Sì. In Sempre realtà. la Panzerot. È sempre più. Aiutatemi a trovare un nome per Giuseppe Lamarca, per favore. Allora, io direi Giuseppe Lam. Giuseppe Lampada. Adesso, in questo momento, è Giuseppe La Grinza. Prima era Prima Giuseppe La Giuseppe la Fava, fava. comunque, sì. Io direi Giuseppe Lampione. Lampione. No! Provate a fare una cosa, ma diciamo che non ha minimamente funzionato. Direi di no. No! Cioè, voleva essere scontato, ma probabilmente se è scontato l'abbiamo già messo. Porto Cristiano, no, non facciamo nomi, Simo, non facciamo nomi, dai, non farlo. Ti devo cancellare il messaggio adesso, Simone. Giuseppe Spatola. No, deve essere qualcosa con la, tipo, Giuseppe la membrana, come l'aveva messo là. Perché deve fare così questo gioco? Mi fa incazzare. Madonna santa, quando mi si incastra su una roccia a cazzo. È il Tipo. pisello, Marco. L'altro avrei potuto contare i miei peli sotto le ascelle in questo momento. Sono ben 10. Devo essere di più. Marco puzza. Davvero? Giuseppe la panna è giusto. Cosa? È la vera carbonara. Carbonara, sì. La vera carbonara, non la frega, che male. Marco, l'originale. Tu non lo sai, ma si fa così. Non volevo dirtelo. Sapevo che ti avrebbe fatto del male, Marco. Ricordiamo che a Marco piace tantissimo la carbonara con il latte, il Con il brodino. latte, il brodino, sì. L'impasto per le crepe. L'impasto Su per cui le metti crepe sopra il pizzarelle. guanciale. Più imbarazzante di quell'altra che mi sono scordato come si siede. Mi imbarazzo di quella volta che mi sono scordato come si fa la carbonara. Vedi, mungi la mucca e la metti sulla pasta. La mucca.
Sì, la bocca. E poi con il latte c'è in zuppa cereali come... Cioè, in zuppa il latte nei cereali. Il viewster, il viewster. Giuseppe la mano destra. Oh no. Giuseppe di destra, quindi. Oh no, Giuseppe il Giuseppe amico delle nero. guardie. Giuseppe la mucca. Cos'hai detto, Dado? Cos'hai detto? Giuseppe il nero, perché è fascio. Porca puttana. Ma sei scemo? Ma che stai coglione? Giuseppe la mucca è già stato Giuseppe la vacca, È quindi. vero. Marco, non ti scandalizzare per ogni cosa che dico. Marco, io confido nelle tue abilità da duellante Scalatore. di mostri. Tu giochi Ragazzi, abbiamo già. fatto il Addio. topic Adachi e sono molto contento. Adesso ci puoi fare Il Hell mon. Monsters. Giuseppe la fattoria. Dado, non so se stai laggando, io laggato te apposta. Boh, forse non mi ha più preso il microfono perché parlavo molto lontano e piano. Ah, ok. Giuseppe, la pizza del. You gotta play the game. Play the game. Sarai più. Marco, secondo me stavolta ce la fai a superare il Ciao pezzo del bambino. divano. Ciao bambino. Comunque quello in cima è chiaramente un gigante. Il bambino dici? No. Ah, il La bocca. volto, sì. No, no, I no, stand amid the roar of a mi surf sono tommy spinto to fortissimo da shore, solo, non so and per I quale hold motivo. within my Io hand grains of the golden sand. sono andato Now pianissimo. few, and how they Pianino, creep through dai, my con fingers to the calma. deep, while I Si fa weep, tutto while I quanto. weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Io Can credo one in te nel save cuore mio, one mortal cercello, cercello. mortal is all that we see Il sogno mio see realizzerò. in a dream Parto già in within a quarta. dream. Cercello You anch'io did direct diventerò. the part. Pesca una carta. Cosa? Pesca una carta. Marco, ci vuole concentrazione adesso. Cosa fai? Bravissimo. No, no, mi si è incastrato il mouse, non mi si muoveva. Ok, Giuseppe la pizza dall'ananas, secondo me. Ora Marco. questo video farà sentire a barba, c'ho i baffi che mi entrano dentro la bocca. Marco, i miei sono accorciati oggi. Un pochino giusto per non farli entrare in bocca. Ma non so perché non mi sta scorrendo bene il mouse. Anche su questo gioco potrebbe essere leggermente problematica qualcosa. Tu dici? Secondo me si può giocare benissimo anche senza. Marco, devi darti una bellissima spinta andare a destra. Bravissimo. Pianino. Sì, Marco, così. Non così. Allora, comincia a impazzire Marco col mouse, quindi fa brrrr. No, più che altro perché... No, mouse, adesso si è mosso da solo. Fermo! Mauro! Fermo, fermo, fermo! Allora, allora, metti di qua, vai su. No, il problema principale è che non so perché, ma... vabbè, dove Can I cavolo? see another's Vaffanculo, chi worm sono and io? be Allora... sorry too? Can I see another's grief No, Marco, and not smile to cancello. find relief? Logan Blake. Marco, io ci credo nella speranza dei sogni. No, ma ho sentito problemi con la sensibilità del mouse in realtà. E lo sento che quello è il problema, perché... Staccare e riattaccare. No, dovrei arrampicarmi dietro il PC.
Il piccione. Il piccione, sì. Il piccione. Cosa ha fatto? End, we only regret the chances we didn't do. Ha fatto da solo. Dai, Mark. Che sta succedendo? Ah, ok, sta tentando la scorciatoia, il signor Cercello. No. Che diciamo che non ci è riuscito a raggiungerla dalla scorciatoia. Giusto? Come, scusami? Eh sì. Marco, sei fortissimo. Allora, aspetta, sono problemi sempre con il mouse. Sì, no, sento lo sbattimento di mouse. Ma... allora. No, no! Io sono un coglione, come ho pensato al fatto che muovendo il mousepad non si muovesse pure il mouse? Bravissimo, ti è andato anche bene che sei lì. Cosa? Ah, c'è il signor Clemente. Signor agente, sì. Ciao, chat. Ciao, Clemente. Ciao, Leonardo. Ciao, Marco. Ciao, Alberto. Come... eh? Come va? Come va? Bene, bene. Va abbastanza, dai. A parte Marco che ha spostato il mousepad e quindi è caduto. Non poteva essere tanto così rose, in effetti. Amici, vi avverto che il vlog di Mirabilandia potrebbe essere diviso in due parti. Sì, è molto probabile che in realtà sia diviso in due parti. È probabile che sia diviso in due parti per... consideratelo come un Battle Crusaders... Stardust Crusaders. Sì, scusate, mi sono sentito la battle della... prima Mirabilandia... cioè, c'è Stardust Crusaders, poi c'è Stardust Crusaders verso Mirabilandia. Sì, è il battle di Mirabilandia. sarà Corgi Crusaders e Corgi Crusaders... Marco. Corgi Crusaders in Ravenna. In Ravenna, esatto. Battling Ravenna. Battling Ravenna. Fa troppo. Battling Massa Lomba. Porca puttana, se non mi fa parlare questo. Scusa. Scusa. Non mi fa parlare. No, dai, per favore. Cazzo di merda. Quindi vuoi proprio raggiungerla con la scorciatoia? Sì. Stai mettendo 3 anni in più di quanto ci mettevi normalmente. Fire! Finito il mana? Marco, ha finito il mana? Capito che hai finito il mana. Sì, sì, è finito per mano. Il vago non è altro che uno spin-off. Aspetta, ma sparito. Lo spin-off diventa Vento Unicorgi. Vento Aureola per far riferimento ai capezzoli di mano. Si vedranno molto spesso. Sì, sì, sì. Adesso se volete ve li esco in live. No, no, non puoi. No, no. Su YouTube puoi, qui non puoi. Davvero? No, vabbè, lo facciamo ugualmente. Ma che primi c'ha? In realtà sarà un'ora di primo piano sui capezzoli di Marco. Capezzoli di Marco, sì. Tutto qui. Gnotta, come cazzo è successo? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston? Cosa? Come? Dove? Chi? Nei miei sogni più reconditi. Ah, Marco, okay. Si inventa le parole. Hai dato Jennifer Aniston una parola normale nel dizionario italiano. Ciò che viene accompagnata che sega meravigliosa. Marco, perché dici queste parole pazze?
non so chi sia Jennifer Aniston. Che film ha fatto? Ha fatto Friends, ha fatto... Ah, quella con i capezzoli che si vedevano nelle puntate, no? Cosa? Su Friends. C'erano le... Friends. Sì, Friends. Su Friends c'erano le... C'aveva la maglia, si vedevano i capezzoli durissimo, sì. Nelle... Sì, 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 era la bionda. Era lei. Era lei. Infatti c'era sempre i capezzoli durissimi, vero? È vero? È vero, ma non lo so perché, forse negli anni 80, quando è che l'hanno registrato? Anni 80... no. Lì, a quei tempi non ci usavano tanto i reggiseni. Quei tempi i reggiseni si usavano poco. No, ma c'aveva i reggiseni, però... Sì, c'aveva. Sì, c'aveva. Ha capito, che cazzo sono dei... Anche in TV, comunque. Sono dei puntaspilli. Cioè, davvero, come sono i durissimi da Aniston. Sto parlando di argomenti not safe. Scusate, che cazzo vuol dire il sensibile del mouse, ragazzi? Io non sto capendo. Tutto nella tua testa. Ieri da Zon. Davvero facendo il cazzo che vuole. Non è che hai aumentato i DPI, c'hai cioè il tastino per sì, aumentare. Sì, ma li sto contenuti modificando perché non sta capendo. Non so cosa dirti, Marco Cercian. C'è un gioco? Cosa? Sì, per guardare la sensibilità del gioco. Ah. Teoricamente potresti. No. Ma ho sensibilità, quello qua. Dai, vedi. Marco Cerciello Sono stato chiccato. Cosa? Con calma. Marco ha bestemmiato. Perché? Non è... Che ho fatto, Artem? No, Marco ha detto oddio, sembrava altro. Ma io ho detto no. No, prima hai detto oddio. Da dove stai laggando, mi sa? Io non lo sento laggare. Io non lo sento proprio. Ma dove stai parlando? O no? No. O no? Nice. Gliel'ho tirato. Ciao Dado. Ciao. Ora più o meno ti sei. Ah, ok, quindi sei tu, non sono io. It cannot recollect when it began, or if there were a day when it has no future but itself. Its infinite realms contain its past, enlightened to perceive new periods of pain. Prima come hai fatto? Mi sono dato una spinta fortissima, ma non so come cazzo ho fatto però. Se devi dartene più consecutivamente. Ah, come? Hai agitato anche le mani mentre faceva incredibile. Che c'è? Ma sei impazzito? No, c'è il cane che è singhiozza qua. Perché ho detto? Perché ho detto che sono bella da fare queste cose? Che imbecille! Perché sei un coglione? Perché, Marco... C'è il cane che sta cercando di starnutire, non ce la fa. È bellissimo. Un povero. Che fastidio. Capita anche a me. Appunto, quindi si sa per loro. Marco è un uomo. Grazie.
ancora clandestino te. Come? È ancora clandestino? Un po' meno. Ricordiamo che la madre di Iroh lo frusta. Vado, così mi piacerebbe. Ma cosa? Un calcio al secchio di sbaglio. Marco è un indisciplinato. Come la mamma, come Bulma che... No, come Kiki che vedeva il figlio diventare Super Saiyan. Pensava fosse si era un pistello. Che... Un tepistello. I capelli biondi. Marco è un teppista. Sei un puppapisello. Cosa? Hai i capelli biondi. Non ho capito, sei un culo pisello. Un puppapisello. Un puppapisello. Ragazzi, oggi al parco ho visto a Buone Game. Marco, perché devi offendere così i nostri saldi? Che deve offendere così i nostri sub, perché magari assumendo la sua sessualità, Marco, offendi una persona magari, come dicendo Iroh, ti piacciono gli uomini, oppure Iroh, ti piace la fica? Lui fa a me piacciono gli Marco nel 2019 assume la sessualità di una persona non va tanto bene, che già c'è difficoltà nel stare bene con se stessi, figuriamoci se tu gli imponi quello che dovrebbe essere. Marco è un uomo. Marco sei un uomo. Gli ho detto che un uomo se l'è presa, presa da pugni. Vedi? Assumendo la sua il suo genere. Si è arrabbiato. Hai urtato la sua sensibilità, infatti vedi la sala. Plop. 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 Pepe, pepe, pepe. Sta facendo questo. Pepe, pepe, pum, 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 pum. Moby Moby Dick. No, Marzapan. Una volta non avevo tanti questi problemi di sensibilità, non ho capito cosa è successo. Marco, chi devi riapri il gioco magari? Hai attaccato il mouse, Marco. Però ti va di togliere il tappetino. Magari ti ricordi solo male tu la sensibilità. No, dato, non mi si muove fluidamente. Mi scatta il bastone. Riavvia il gioco. Sì, riavvia il gioco, Cercello. Pure sulle batterie scariche del mouse. Può darsi. Ah, ok. Perché solo gli incivili usano il mouse wireless. Io vado a batterie e vado bene. Vai a batterie, vai bene. Non farmi parlare, per favore. Dado, io adesso ti prendo testate in gola. Ti rompo la carotide e colpi di fronte. Hai rotto la carotide? La vena del collo. La. Quella grossa. Non una delle, là. No, è l'unica. È quella grossa. Ah, sono due grosse. Ah, Marco, la definizione scientifica. È quella ancora più grossa. Cosa porta la cosa? Come? Dov'è che porta? Al cervello. Cos'è che gli porta? L'acqua. No, che cazzo deve portare? Cos'è l'acqua che gli porta? Questi sono veri. Il sangue come? Sangue come? Ossigeno ossigenato? No, senza. Perché che cazzo serve l'ossigeno?
superato ormai. C'è ancora qualcuno che lo usa. Io non posso venire. Cercello, Marco Cercello. Perché non dovete parlare con Filippo? Ehi, buona idea. Marco, perché fai questa cosa? Che ti sento fare screenshot. No, non ho fatto in tempo. Marco, preferisci il nome Filippo o Lorenzo? Lorenzo. Una domanda seria. Lorenzo. No, lui mi ha scritto Airo e io Lorenzo, cioè no, era quella la risposta, solo che ha scritto mentre inviavo l'altro messaggio. Scusate, provo un attimo la chat. La chat funziona, amici, siete liberi. Bravo Marco. Marco, sei formidabile. Marco, sei sicuro di volerlo finire? Sto iniziando a dubitare, sai? No, no, ma ce la fa, guarda, ora questa qui è tutta esperienza. Si sta forgiando. Sì, 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 farà parte del suo bagaglio. Sì, ma io quando scrivo il curriculum vita. I feel your pain. Pain in knowing this has happened. Non so più, lo vedere Marco mi sa. But through all this. Marco, cantati Eye of the Tiger così vinci. La voce di Pippo, però. Rising up, back on the street. Give up time at my chances. Comunque, ragazzi, della chat, se andate su YouTube e cercate una qualsiasi canzone scrivendo Goofy version, sì, sì, la trovate. Lo fate, l'ho messo in live. Meno male, meno male, meno male. C'è anche Despacito. Despacito, però non mi ricordo se la faceva Pippo o Paperino. C'è Lady Go fatta da Paperino, quella lì è spettacolare. No, la Pippo è cantata bene. Lady Go. Sono blu. Il cercello ha messo il prelive. Ma sì? Ma in realtà non ho messo il prelive, non so perché si sta vedendo il prelive. Si vede il gioco. Non si, cioè si vede il giochino. Intro Fighters. In realtà sì. Io sto vedendo il gioco, dovrebbe vedersi il gioco. Oh no. È tutto nero. Ok, ora no. Si vede il gioco. Guddo! Che diceva Gunto su Giorgio? Darby. No, quello delle carte. Sì, sì. Che ci sono due di Darby, no? Allora, Marco, dobbiamo parlare. So che puoi farci. Marco, metterò qualcosa. Ma l'hai messa la musica in sottofondo? No. Marco, metterò qualcosa che ti aiuterà. Ma gli altri non lo possono sentire. Adesso metti qua la soundbar già davanti alla guarda. Vado, metti qua la siciliana. Per no. Curiosità. No, no, per curiosità. Non ce l'ho nella soundbar. No. Marco, vuoi qualcosa e ti carichi davvero? Grazie. Vai. Marco, alza il pugno, Marco, non farlo. Beh, già posso. Sì, però. È il sole che non posso. Sì, lo so, però magari abbiamo gente a cui non piace il movimento comunista. Tellurico. Sono fortissimo. Sta facendo chaos born amidst the wordless
Marco, cosa ne pensi di Ercole? Ercole era un merdone. Chiedigli scusa e digli che gli vuoi bene. Tra l'altro, il vero nome era Eracle. Era Patroclo. Hai chi era Patroclo? Che cazzo ne so. Che puttana. Se c'entra con la filosofia, io filosofia non l'ho fatta. Porca puttana. Che bella filosofia. Porca... Non c'era nelle materie. Dado, aspetta, cosa... Dado. Marco, Dado, hai sentito cosa ha detto Airu? No, cioè che non ha fatto filosofia. Chi era Patroclo? Perché se c'entra con la filosofia... Non... No, ho specificato, se c'entra con la filosofia non l'ho fatta filosofia. Allora, Patroclo era l'amichetto. Sì. Nonché cugino, anche se in realtà è molto ambiguo il termine cugino di Achille. Perché è molto ambiguo. Ah, è vero, è vero, cugino, è vero. Perché è vero. Sappiamo come sono i greci, no? Se ne fregavano gli antichi greci della sessualità, facevano sesso con qualsiasi cosa fosse abbastanza fermata. È giusto. È giusto. Quindi si è perso un po' il vero significato del termine. Però nell'Iliade di lui veniva a volte chiamato cugino di Achille, ma non so se effettivamente fosse cugino sul serio oppure cugino nel senso di vicinanza, proprio di amicizia, mentre tanto vicini che potevano essere considerati cugini. Vabbè, dai, ma che cazzo. Un personaggio molto figo dell'Iliade era Iace. Ma anche Patrizio. È l'amico di Patro. Cosa sto sentendo, scusate? Ah, no, la musica di sottofondo del gioco quando mi prende per il culo. No, perché ho acceso il ventilatore, ma non penso si sente. Anch'io ho acceso il ventilatore perché sennò muoio. No, vabbè, ragazzi, non so che cazzo sia successo la sensibilità di questo gioco. Marco, secondo me. Chi è Hydra? Ma chi è Hydra? No, no, poi c'è questa live incredibile. Passano i mesi, ma gioco sempre all'inizio. Ma in realtà ho superato anche il momento topico, poi sono anche caduto. Sì. Marco, tu hai visto il film di Hercules della Disney? Sì, certo, più di Hydra e cavallo. Io? Ma no, davvero, perché come che si chiama il cavallo? Il centauro si chiamava, mi pare. Il cavallo. Non è un centauro, è un cavallo. Pegaso. Si chiama Pegaso, ok. Sì. Hydra era il mostro con tante teste che poi crescevano. Si chiama Cerbero. No, come Cerbero? Quello, no, quello è il cane a tre teste a guardia del... Ah, ok, sì, ho capito, Sì, sì. Però lo chiama Hydra, proprio come nome. No, non... Pegaso. No, il mostro. Il mostro lo chiama... Hydra, sì. Sì, lo chiama Hydra come nome proprio. Sì, sì, sì. Ok. Ce n'è poi, diciamo, l'Idra, perché comunque siamo abituati a vedere poi sì. L'Idra in... L'Idra come razza, come animale, diciamo. Per quello non capivo. Spesso in realtà i greci davano nelle... Campeggio al mare, marketing over, ti ho visto comunque un maiale, che bello. Ah, vedete che sei in campeggio al mare. Mamma mia. Allora, i greci spesso andavano in giro nudi. Il nome a un esemplare rappresentante di una razza, di una specie animale, con la maiuscola, per dirti. Il mito di Perseo, che salvò Andromeda da un mostro marino. Il mostro marino, nella versione... si chiama Talassios con la teta maiuscola, che è come se fosse il mostro marino. Talassios vuol dire mostro marino generico, la teta è la lettera iniziale. Quindi andrebbe bene per... la teta, ho capito, la zeta. No, la teta. Cioè, quindi andrebbe bene per cannarsi. Esatto. Stato di furia. Testo. No, l'altra cosa.
Vai Marco, farlo. No, perché deve fare le cose da solo? Io gli ho detto di fare. Io non ho mosso così il mouse. Marco, secondo me l'hai mosso. Stai trovando un alibi. Ragazzi, vi giuro che ho mosso il mouse millimetricamente. Lui, quel millimetricamente l'ha tradotto in. Mettiamo il martello qua sotto e diamo anche una spinta così. Cosa che non ho fatto. Io ho mosso il mouse così. Perciò che salva Andromeda, un mostro marino, la parafrasi di Crystal, il cigno che salva Andromeda da cavaliere di acquario. Marco. Un attimo, sono molto concentrato. Sì, no, ti vedevo appeso tra la vita e la morte. Marco, sai perché abbiamo detto il nome di Filippo? Mi riferivo a Phil, quello di Collins. No, no, quello di Hercules. Lottete. Si chiama Phil qua. Che poi è un errore grandissimo quello che fecero là. Perché Pilottete. In realtà non so neanche chi sia nella. Pilottete. Non so neanche chi sia nella mitologia greca in realtà, ma il vero allenatore di Eracle fu Chirone. Un centauro. Chirone, un centauro che. Cavallo. Come? Cavallo. Un centauro. Che? Sì. Ma perché io non gli dico di fare questa cosa? Lui la fa da solo. Marco, hai controllato di non avere dei fantasmi. Tra l'altro, centauro che allena moltissimi eroi, tra cui anche Achille. Achille Lauro, il cantante. Il cantante, sì. Ora bestemmia. Per favore non farlo mai più. Non mi ha ricordato di là. Matteo, ora è arrivata la nostra. Grazie Matteo. Grazie Matteo, sei mesi. Sì. Babanka. Famosissimo Babanka Chief. Non so neanche se c'è. Ah boh. Non è è l'alert di prima. Che ha detto prima, ha detto ma è arrivata. No, non è arrivata niente. Marco Cercello, sei caduto. Ragazzi, vi giuro che non gli sto dicendo di fare le cose che sta facendo. Le sto facendo da solo. Io non so cosa sta succedendo. Oh, ci sta Tanka. Ciao Tanka. Ciao Babà. Eccolo, eccolo. Non so, allora non mi si muove intermediamente. Ci sono dei momenti in cui mi scatta da sopra a sotto. Il e già Marco troppo alta la sensibilità. Marco, io credo nel cuore delle carte. Sai, davvero, fra 2 mesi Achetti avrà corrigerato, ma non sarà il primo. Il primo sarà Giuseppe. Giuseppe la marca, De Pippo. E comunque, che cosa incredibile, mamma mia. Uff. Allora, Marco. Avanti. Hai ancora quella birra in frigo? No, l'ho già bevuta. Peccato. Mi piacciono i piedi. Cosa? Lì no. Non lo so dire, tipo, facevo così. Mi piacciono i piedi. Avevo capito un'altra cosa. No, non ho detto. No, no. Hai capito la mia parola questo. Come? Iro. Contento, ho detto mi piacciono i piedi. Ho capito se dicevo mi piacciono i nordici. Ma voglio capire qual è il tuo problema. Ragazzi, sui giro che compro un altro mouse. Al secondo in alto a destra.
Comunque sia sempre qui praticamente. Cosa? Ha fatto due salti di quelli su. Però... non ha più trovato piattaforme, nel senso. Dove è andato? Ricca, dove è finito? Eccomi, sono andato a cosare il mouse. A staccare il mouse. A picchiarlo. Ah. Praticamente Marco ha il mouse in un'altra stanza. Sì, sì, no. No, adesso c'ho il cursore a schermo. Vabbè, tanto loro non lo vedono. Mi dà fastidio. No. Che succede? Non lo so. No, ma che... Marco, penso ti si sia rotto il mouse. Marco, stacca il pad. Il pad è... Marco, ha premuto Alt F4. Sì. Ti salva. È salvataggio automatico in teoria. Ok. Ok. Ti funziona? Lasciatemi piedi. Forse ti sia fottuto il mouse. Ah, così da solo a casa? Non lo so. Hai eguagliato il record personale. L'hai superato! Sì, Marco! Mamma mia, c'è calmo, 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 calmo. Bravo. Per on the off chance c'è, no, caso incoraggiamento. Mamma mia, che cercellata che ha fatto. Niente, Ale l'ha detto. No, Ale. Cercellata è un termine coniato da me in questo momento. Vuol dire quando sbagli tantissimo a fare una cosa, però poi la fai bene. Ora in verticale, Marco. Caccia via quell'arancia. No! Questa non era una cercellata. Non ho capito a cosa serve quello scivolo, esatto. Però sì, no, vuole provarci con la scorciatoia, no, cioè... momento storico comunque. Storico Airo. No, storico. No! Airo chiaro. Hai detto Marina? Vediamo la signora Marina che entra. Che dopo questo segnalo al canale di istigazione a farla finita. Marco, perché stai facendo questo? Marco sta per mettersi a piangere. No,
Vai su, vai su. Cosa? Signora Marina, per favore, lo calmi. Sarai servo. Amici, una notturna mia si recupera in settimana. Direi con tutte le clip di questo gioco potrebbe uscire una best a parte, vero? Per fortuna quei giorni Ari farà vedere la sua speedrun in live. Mi hanno trovato, sono dovuto scappare. Cazzo, Airo, Anna Frank nella cantina. È un rifugiato di guerra, Airo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Nel Vangelo secondo Marco. È una po' profumata. Quanto cazzo è simpatica la Madonna. Marco, sì, è santa. Secondo la religione cristiana è una divinità maggiore. Cercello mare. Concedere, no Marco, me la puoi scrivere su Telegram? No, vuol dirla. No, non puoi. Ti puoi mutare. Devo iniziare a dire il rosario. Marco, puoi mutarti accettandoti di essere mutato e mi puoi mandare un audio su Telegram. Father War, occhio al labiale. Irga vade dirnam vigor redi asosomi imelen sok irga vade dirnam vigor redi. Che questo appunto qui riesci più a passare. Eh? Che questo punto iniziale riesci a passare adesso. Father war come lì imelen irga vade dirnam vigor redi. An army of Swedes performing God's deeds, showing of fear, it doesn't appear. Sacrifice. When the king and his men saw ready to die, ready to die. Praise the Lord. Allora Marco, le lanterne. Hai capito come si superano? Pregando. Sì, pregando, ma anche con un po' di abilità. Pianino, ti appoggi, bravo. Fai zip. No, no, perché l'hai fatto? Perché fai così? Perché fai queste cose? Oh, no, sì. Oh, Marco. Adesso è fatta. Io credo ancora in te, Marco Cercello, nato a Reggio Calabria. Porca.
Dai, potevi cadere molto più giù. Sì, ma io odio il pezzo su quel cazzo di... Oh, pezzo orizzontale. Eh sì, perché si blocca. Ah, head facing the left. Performing a zizz. A zizz. Performing a zizz. Ready to die. Marco, parliamo un attimo di dei furri, degli animali, non dei furri, parliamo degli animali, Marco. No, non parliamo degli animali in questo momento. Parliamo come? No, ho capito un'altra cosa, Marco. Un posto di foglie. Come hai fatto a capirlo, scusami? Eh? Come hai fatto a capire quella cosa al posto di foglie? Abitudine. Ma con lucerto, vabbè. Con lucerto l'armadillo, Marco. Ma quanto specifico? Marco, bisogna essere specifici. Padre nostro, che sei lucerto. Ti ha santificato il tuo nome. Venga il tuo. Non possiamo fare religione in live, Marco, mi raccomando. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Ciao, Isa. Ma cosa vogliamo andiamo a messa? Posso continuarlo come vorrei. Osanna. Ma quindi ci vai alla messa con Artyom? Mm-hmm. Ci vai alla messa con Artyom? Come no. Ok. Una volta il padre di mio amico bestemmia a messa. Come? Il padre di mio amico una volta bestemmia a messa. Ragazzi, oddio, non Marco. Tutti sanno che io da bambino ero chierichetto. Ti ci vedo, Marco. Io che portavo l'incenso tutto felice, un povero bambino indottrinato. Orcaccio! Punto. Isa, tu non hai idea, aveva raggiunto una nuova zona finalmente. E poi è caduto. La merda! Giuseppe. Giuseppe la merda, sì, è il nuovo nome. Marco, andiamo a confessarci a prendere l'ostia per redimerci a Merò. Sì, capirai. Sì. Per Damacia! L'inferno è un posto felice. No, no. Mannaggia. Ah. Vai su, mannaggia, ah, il pargolino. Quale Marco? Uno nato oggi. Uno generico, sarà nato qualcuno oggi. Lei è diventato svedese, è diventato fa lei. Ma quello era norvegese. Cosa? Cosa? Fammi cosa? Fare. Fammi fare. Ma perché? Serviva per svegliarmi. Mi capire che tutto questo qui è vero. Che non è solo un brutto sogno. Non è solo un brutto sogno. Perché sei in un loop verticale. Merda. Oh merda mia.
possibile. Dado, smettila di fare cose tu con la tastiera. Marco, perché hai accarezzato la roccia? Senza aggrapparti. Io ci voglio credere, Marco. Riesco più a salire. Alleluia, 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 alleluia. Stai accarezzando il terreno. Alleluia, alleluia. La nostra festa non deve finire. Cosa? Dire, che siete? Non gli vuoi far male le guance, Marco, smetti. Siamo noi quando sono insieme a te. Mannaggia a me, perché la Marina. Signora Marina. Alleluia. Ehi, ehi. Ti prego, smetti di accarezzare la roccia, dai. Vedere un gioco di magia. Ora la live è attiva. No, no. Adesso il canale attivo, adesso verrà segnalato. Perché mi metto a picchiare Eris. No, non lo farei mai. Oggi Eris per la prima volta ha ringhiato un cane. Ma perché tipo Eris voleva tantissimo giocare con me oggi. Stavo facendo il tiro alla fune con un bastone e un cane aveva cominciato a mordere pure il bastone con il quale stavo facendo il tiro alla fune, quindi era cominciato a fare rrrr. Marco è mio. Finalmente qualcuno che mi vuole. Poveri, se ti voglio bene. Nonna è stupida. Scusa, nonna. Scusa, nonna, ti voglio bene. Del Piero Francesco. Ma che cazzo sto facendo della mia vita io? Vola! La bomba sulla... Il salto muro di Mario. Che stai facendo? Smettila! Infilami un pisello di 30 cm in gola! No, scherzo, non voglio farlo, mi farebbe abbastanza schifo. A meno che non sia quello di Airo. Oh! O anche quello di Dado, dai. Che stai facendo? Madonna, non lo so, non sto più ragionando. Ah! Applaudite. No, 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 no. Ma che cazzo ha fatto? Lei è pazzo, signore. Oh mio Dio. Oh mio Dio, non ce la fa. No, 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 no. No, Gesù, Gesù, Giuseppe e Maria. Oh, no.
cervello. Sì. Io non piaccio a te e tu non piaci a me. Però sbrighiamoci a fare questa cosa, così posso, così dopo posso continuare a sbomballarti di birra. Ciao al mio strumento. Diventato Mario. Oh, mamma mia. Adesso mi spiegherò che mod simpatico per questo gioco te la trovo. O quella che ogni volta che cado parto un bestemmiare da solo. A lezione di canto con il mio vecchio insegnante facciamo la guerra di tutti. Lui mi ha insegnato a fare tutti i diaframmi, sono molto interessante. Cosa sta accadendo? No, no, per favore! Amici, la live finisce qui. La live finirà la prossima volta che andrò all'inizio. Marco, vai all'inizio, vai all'inizio. No. Andrò naturalmente. Vita naturale durante. Ok. Durante il giocatore dell'NBA. Esattamente. Ok. Non è durante però lui. No, no, è durante. Mi sembra. Andrea, no? No. Kevin Wade Durant. Andrea Durant. Kevin Durant. Insomma, non era del Milano? No, gioca nei Nets. Ah. Di Brooklyn. Mi ricordo fosse uno del Milano io. Ma durante il Pokémon? Sì, sì, no, il Pokémon. Non gioco nel Pokémon, porca puttana. Sì, abbastanza. Con una formica d'acciaio e il mio miglior nemico è Hitmore, un formichimere di fuoco. Un formichimere, altro un formichiere, un formichimere. Viene direttamente da Hunter Hunter. Madonna ragazzi, se non avete mai visto Hunter Hunter, quanto deve vederlo. E quanto deve amare la saga di Greed Island che Giuseppe di merda ha odiato. La porca. Giuseppe la porca. Io sono Marco. Incredibile. La nostra festa. La tartaruga. Un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Come un sino. Taichi! Ciao Taichi! Grazie del ride, benvenuti. Siamo in un momento di sclero. Di sclero un momento totale. Di lacrime, Taichi. Un momento di tante lacrime. Comunque sia benvenuti. Benvenuti. Cerchio merda tantissimo. Basta che ci consiglia a posto di mangiare, si spende 17,50€ a persona. 17,50€, noi siamo ricchi. Che ci ha preso per gente con i soldi. Gente che lavora. Gente che lavora. Non so. Arca. Piano. Ah, no. Allora. Adesso ci sono i Riders, devo giocare in maniera intelligente, così faccio bella figura. Guardate come sono bravo. Guardate come sono bravo ancora. Ehi, mi fa male un po' la Luca schiena. Cosa? Luca? Forse è grossa. No, perché ho scritto questa merda. Ok. E ora? No. No. E ora? Sis. Ah, ok. Adesso faccio vedere come uso le scorciatoie in maniera non fallimentare. Alimentari. Non è vero, non la uso. Non è vero, la uso. Non è vero, non la uso. Non è vero. La martedì. Giuseppe la martedì. Giuseppe la martedì. Va bene, lo cambio subito. Sembra di starmi spellando sul braccio a caso. Invece era un'ombra strana. Okay. Ho cambiato il nome di Giuseppe.
perché sono tornato indietro? Perché Satana è bellissimo. No, scusate ragazzi, non è vero. Non so se posso dirlo. No. Ragazzi, era un'esternazione randomica. Non volevo dire. Mi perdonerete, ma sto giocando a Getting Over It da questi più di un'ora. Signora Marina, non intendeva davvero. Signora, no, no, si è caduto all'inizio. Dai, ma più di una volta. Però, dai, ci scommetto che adesso non lo rifarò più, vero? Mm-hmm. Anche io credo, appena arrivo giù, chiudo la live. No, ci hanno appena raidato. Decido a far vedere almeno due cadute importanti. Vai. Ho detto vai, sì, io dico vai, tu devi... Non, perché sei andato all'indietro? In realtà ragazzi, questa è la mia seconda run. Lui sta facendo finite essere scarso. Sì, sì, in realtà io sono uno speedrunner. Lui è quello che c'ha il record del mondo. Marco, facci vedere uno dei tuoi trucchetti. Va bene, guardate qua, eh. Ora vi faccio vedere come... Evita di cadere fino all'inizio per i prossimi 5 minuti. Contate, eh? Mi vuoi vedere? Marco, io ci credo per un po'. Dai, quanto... Hai visto quanto manca i 5 minuti? Sì. Grazie. E non dire che stavo per caderci, ho tanto calcolato. Assolutamente. E ripariamo a 41. Ok. Che sto facendo? Cadi? Non devi andare così. Ok, mi sei scorciato, io scherzavo. Non vuoi svelarci la tua scorciatoia? No, è una cosa troppo da speedrunner, se devo far vedere il gioco, sì, tutta no, la sua interezza. Tanto non l'avete mai vista voi questa zona. E sali, porco Sasana! Sasana? Chi è Sasana? Andalo, perché non ti stai zitto? È il fratello cattivo. Sono i 41, vero? No. Ho vinto! Ma tanto loro non hanno ancora visto oggi l'inizio. Va bene, mannaggia, a chi so io. E non accarezzare la roccia, non è amica tu la roccia. Porco. Oh, che bello, cazzo. Marco, puoi farlo tutti i giorni, Getting Over It. 44 gatti in fila per 6 col resto di 2. Si unirono con 4 in fila per 6 col resto di 2. Col resto di 2. Bravissimo, bellissimo il saltamuro, Marco. Guardali come sei diventato skillato. Guardare anche le lanterne subito. Oh, bravissimo Marco. Sempre creduto in te. Fin dall'inizio. Ok ragazzi, è tanta questione di credere in se stessi. Se voi fate capire al gioco che voi credete in voi stessi, che il gioco non vi comanda, il gioco comincerà a diventare buono con voi. Voi comincerete a diventare tutto con il martello. Se non l'abbiamo visto all'inizio, non c'è bisogno di buttarsi sotto per farlo vedere. Cosa?
Ah, ragazzi, infatti non me l'ho fatto apposta, ragazzi, perché dai, magari alcuni riders non sapevano come funzionava il gioco. Sì, no, era... Volevo farvi Anzi, vedete che vedere il faccio adesso? tutorial. Ask, quit, No. new game. No. Insomma, E dicevo. Marco Patto Soros si vede concesso a una ragazza a frequentare in cambio tutte le sere Getting Over It's Life. Cosa? Energy Che vuol dire Art. patto Soros poi? È un patto per assurdo. Ci sto. Lo devo firmare? Oddio che Però la poi sera non puoi. diventa pazzo, eh. Di sera dipende a che ora. Nel senso, forse anche io so fare tipo dalle 8 alle 9, to. Però c'ha le vostre e poi esco con la tipa. Vostra, capito? Scusa, intendevo. Del Piero. Fatto il pelo col barbecue. Hai visto? Sto fortissimo, Marco. Hai fatto la barba. Ma ragazzi, volevo fare tanto. Adesso ragazzi, uso la scorciatoia, guardate. No. No. Ah, secondo me, se io la scorciatoia la uso, Dio è il mio pastore. In senso religioso, Sì, no, in certo. senso di pecoraro. No, perché tu sei il sognello smarrito. Marco, è così che si definisce la Bibbia. Di nuovo. Sfido chiunque dei pro gamer di questo gioco a fare quello che... Perché adesso che non devo fare salto così tanto in alto, allora mi serve fare i saltoni, non li faccio. Tipo da Lepanto. Volessi arrivare a Termini, che merda dovrei prendere? Sono una tenera agnellina. Difesa agnelli. Pierpollo tette. Hai tanto ridere. Perché sto facendo questo della mia vita io? Adesso mi prendo a cazzotti. Niente ragazzi, da ben morto. Sì, sono cose che solamente i veterani del canale possono ricordarsi. O chi ci frequenta abbastanza su Discord. Fammi prendere sta maglietta, mi devo asciugare. Cazzo. Asciugo le lacrime fino al petto, Marco. Ricca mosca, sali. Ma sei pazzo! Il fatto è che ho detto talmente tanto naturalmente che non stavo riuscire. Piangendo, cazzo. Sto piangendo. Porca puttana. Difesa Kindred di Dio, esatto. No, 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 Pierpollo! Che è veramente una riserva di clip, cioè perché possiamo fare tutto il best of solamente questo gioco. Cazzo.
Compri un filmato della PS1 che si è bloccato. Si è bloccato. Il pastore del mio gregge è Martino. Campanaro. Oh no. Oh no. Oh no. Porca puttana. Oh, ma tu non devi fare quello che fai, quello che vuoi tu. Allora, io sono un tocchino con il bastone. Il bastone parte di me. Azziccati, Darsene, vecchia prugna. Cosa? Azziccati. Che cazzo sto facendo il freestyle sulla punta del martello. Vabbè. La porca. Giuseppe. Giuseppe. Trombe della porcazza. Questo gioco è una sfida a chi muore prima cerchi di una sfida a chi muore prima di risalto. Io sto piangendo, sì. Dio delle città e delle mezze età. Poi vi chiedete perché sono pazzo questo gioco. Intanto ne approfitto per ricordare a tutti i presenti che il 4 agosto ci sarà una 12 ore in cui vedrò Marco Irl. In cui vedrò Marco Irl. È una certa, è come se fosse che gioca volta. Getting Over It. Do you know your enemy? You know your enemy? Do you know your enemy? Noi lo diamo il fiore, non è vero ragazzi. Cosa? Ragazzi. Che stai dicendo? Che stai dicendo? Cose che non sono vere. E faccio con quel cazzo di bastone, santissimo Pelor. Per dindi. Ragazzi, adesso la prossima la faccio su San Fermario. Cosa? La prossima live la faccio su San Fermario. Cazzo. Facci. Il pene di mia sorella è più grosso del mio. My tongue is my finger than your eyes. Esatto. My cock can pass right through that door. It's a feeling so pure. Amici! Andiamo avanti fino a luna. I won't let you down. Senti mi ha chiamato una down su Messenger. Porco. È vero? No, è una cosa realmente accaduta, ragazzi. Ma venite con una down su Messenger. Dovete sapere, ragazzi, che io al liceo. Questa ragazza. Marco, intanto si dice ragazza affetta da sindrome di Down. Si era follemente innamorata di me. La situazione è che è abbastanza difficile tu handle. Viene tu handle in italiano. Da gestire, ecco. Però ogni tanto mi scrive, io non so cosa fare, quindi nel dubbio non visualizzo, cioè visualizzo e non rispondo. Persona orribile. Dado alle medie la stessa cosa è successa con un ragazzo spastico. Marco non si dice spastico. È affetto da sindrome di spastico. No, Isa! No, Isa, da 10 minuti mancano. Isa, volevo sentirti dopo su Discord. Il mio sangue è più bello di quello di Dado perché il mio è zero negativo. Anche il mio è zero negativo. Ah, cazzo, è vero? E va bene, bravissimo.
al best. Grazie. Voglio bene. Ora c'è un mazzo di botte, Marco, secondo me. Oh no. Dio è la mia quintessenza. Deve avere ancora il sorriso. È una risata isterica, credo. Perché in realtà mi metterà a piangere fuori dopo, fuori live, piangerò tantissimo. Sì, sì, sì. Perché la mia esistenza è dolore? Del Piero! Sai che cosa? Salutiamo Del Piero. Salutiamo Alex Del Piero intanto. Sta in America, mi sa, no? No, ha smesso 2 o 3 anni fa. Ha smesso forse 2 anni fa con l'America, ragazzi. Finalmente era in Australia, tra l'altro. Era in Australia, era nel Melbourne. Ora fa il commentatore Sky. Il baffi alla Motorhead, cosa? Io c'ho il baffi alla Motorhead? No. Io c'ho... No, è tutta continua. Sì. Cioè, l'Emmy aveva tipo il... quella da Mr. Satan. Sì. Ma no, Marvo, dove li vedi? Quello è il barba normale. Anzi, volendo posso arricciarmeli per farli te capire. Non farlo. Non tergiversare, Marco. Adesso... No, 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 no. Dado? Scusa. Ah, sapete perché sono... Non sono più capace perché è finito l'effetto birra. Cosa il microfono fa? Dado? Dado? E mi ho passato uno scritto su Telegram? No. Dado. Ragazzi, voi mi sentite? Aiuto. Io nel dubbio continuo a giocare. Mi senti? Ok. Dado, cosa è successo? Uno ragazzo è morto. Dado. Dado, non mi lasciare per favore, mi sento solo. Non posso fare questa live da solo. Ok, ora sarà rotto Discord. Ah, ok. Non male. Ma perché continua ad accarezzare la roccia? Di cosa è fatta? Di sperma d'olio? Cosa? Piano, signor Putin. Cosa? Putin, a metà. Signor Cercello atteso in cassa 7. Sei la mia vita. Altro, altro io no, no. Tu sei la mia strada. Se tu fossi un po' basso, ma sì, Marco, sei. Cioè, tutta la bassa, non so perché. Tutta la live? Mi dici il volume. Aspetta. Impostazioni audio. Che poi tipo. Allora, all'interno del gioco la mia sensibilità è bassissima del mouse. No, no, Marco, il volume di Streamlabs. Streamlabs. Allora, quello del gioco è alto, al massimo. Al massimo. Ok, allora... La sensibilità del mouse... Allora mi sa devi alzare il volume di Windows. Qua. No, Marco, sei bassissimo. Io sono bassissimo, adesso controllo il mio volume. Allora. No. Ah,
audio. Niente. Vuoi far passare gli ultimi 5 minuti senza incazzarsi? Ok, sì, mi sarà abbassato l'audio. Ok. Amici, diteci sempre se i volumi vanno bene oppure no. Se no, si può tutto... La merda di Stephen Hawking. Secondo me Stephen Hawking faceva la cacca. Ti assorbiva tutto, no? Grazie, Cesar. Come diceva quel tale, l'ultimo parole di Stephen Hawking furono... Bebe, bebe. Marco, per favore, non mi dai. Per favore. Perché l'esistenza mia è fatta di sbagli? Dovevo nascere feto. Dovevo nascere femmina. Sono una femmina intrappolata in un corpo di animale. To an animal. Every day. Dell'arco. Il di. No, no. Termine. No, no, arco era. Cioè l'arco di Wano di One Piece. Ah, l'arco, sì, ok. Il colpo di fiato. 4 minuti, dai. Marco, sono 20 minuti che sei fermo qui. No, ci sono 20 minuti che voglio scoppiare a piangere. Se lo fai in live, lasciarsi la voce. Cioè, mia mamma l'altro giorno lottava contro una vespa. Sentiva tutti gli urli. Poi viene in camera e fa, ma eri in live? No, peccato, ti alzavo lo share. Mio madre invece se ne frega, anche se sa che faccio le live, entra e urla. Sì, no, manca la mia. Perché si è messo sotto il bastone di un povero bambino cieco? Il colpo. Un povero bambino. Ma cieco. Cioè, Beh, sì. Ragazzi. Grazie mille per essere passati, ci vediamo di come tradizione ormai. Grazie mille per essere passati, ci vediamo alla prossima live di Getting Over It, sempre che non mi picchi prima. Esatto. A domani, ci portiamo insieme la buonissima dalle 23 alle 23. Ciao cari, ciao bellissimi.